queste fibrillazioni nella maggioranza, lei come risponde a Forza Italia? Beh, sono sorpreso da queste critiche, perché si tratta di una nomina che non doveva fare la regione, l'ha fatta la società Serravalle. Io ho garantito la piena autonomia nella scelta. Hanno scelto tre tecnici, ottima scelta, perché la Pedemontana dovrà completare l'autostrada trovando risorse, dialogando con il mondo della finanza. Condivido questa scelta, ma io ho garantito appunto che chi doveva scegliere potesse scegliere in piena autonomia, nessuna interferenza della politica. È una decisione importante, è una buona notizia per i lombardi e per la Lombardia. Signora, mi scusi, dobbiamo chiedere di spostarsi, no, perché mi fa, se no ci fa ombra, scusi, e non possiamo mandare in onda l'intervista. Grazie. Quando vuoi. Gli alleati dicono di non essere stati informati su questa nomina e su altri temi come il reddito di cittadinanza. Sono veramente sorpreso, questa è una nomina che non ha fatto la regione, ha fatto una società, e quindi nessuno doveva essere informato. Io ho garantito l'autonomia nella scelta senza interferenze della politica, è una discontinuità rispetto al passato di cui sono molto orgoglioso. E sulle altre questioni io prendo iniziative, propongo soluzioni, propongo idee, e mi sembra